Quella notte i Milwaukee Bucks hanno massacrato i Miami Heat per 144-97, in una assoluta beneficiata per tutti, tranne uno, il più importante. Ma come dissi per il massacro allo Staples, che vi linko qui sopra nelle schede, è record, signori. 29 su 51 da 3, 29 triple a bersaglio. Pareggiato il precedente record NBA dei Rockets, 27, quando mancavano ancora 9 minuti al termine della partita. Una mattanza, un'autentica mattanza. Hanno segnato tutti almeno una tripla, pure Thanasis, pure Merrill, che per inciso non è il Pokémon, anche se ci assomiglia molto, quel biondino col ciuffetto. Comunque, hanno segnato tutti, beh, quasi tutti. A secco Giannino, che per chi ha avuto l'indecenza di spenderci 171 crediti a Dunkest, chiude con soli 9 punti, 6 rimbalzi e 6 assist e parecchie bestemmie del fantallenatore di turno in 24 minuti. Ma pensandoci bene, non è forse questa la notizia migliore? Sì, visto il karma suscitato dai miei precedenti video di questa serie, attenzione allo 0 su 47 da 3 dei Bucks e il crociato di Giannis nella prossima partita. Comunque, ragioniamoci insieme. Giannis termina con 0 su 2 da 3, 3 su 9 complessivo dal campo ed il solito 60% ai liberi, con 3 su 5. Ma il supporting cast non sbaglia nulla. In particolar modo, Jrue Holiday e Chris Middleton, ovvero violini 3 e 2, le azzeccano tutte. Di caghetta Middleton sappiamo già, in stagione un leone, ai playoff un coglione, ma Holiday, che sia veramente l'uomo, il leader, il compagno complementare ideale per il greco? In primis, difesa di squadra, mani veloci e letture in transizione. Di queste due caratteristiche, Bledsoe aveva solamente le mani veloci e non sempre per rubar palloni. In secundis, affidabilità dal perimetro. 6 su 10 in questa partita e 37% in stagione, almeno finora. In terzis, se può di, miglior playmaker e scelte più logiche rispetto a quelle del vecchio Eric. Spesso Giannis, in questo inizio di stagione, affida la palla a Jrue e si muove senza, esattamente come fa Steph a Golden State con Draymond Green. E questa è sicuramente una novità importante rispetto agli scorsi anni, e forse è anche il motivo per cui i Bucks sono 2 vinte e 2 perse. Stanno sperimentando delle possibili varianti al classico attacco al ferro del greco e 4 fuori. Che coach Bud abbia finalmente capito che soprattutto nei playoff le difese hanno imparato ad affrontare l'MVP? Meglio tardi che mai, Bud! Meglio tardi che mai! E poi, ragazzi, spezziamo una lancia a favore di Donte the Big Ragù di Vincenzo. 14 di media con il 70% dall'arco in queste prime 4 partite, 13 su 19 complessivo, ed una difesa insospettabile, tanto da non far rimpiangere, almeno per ora, il veteranissimo Wes Matthews, che invece ai Lakers sta facendo parecchia fatica. Se pensiamo a lui e Nico Mannion come futuro di Italbasket, non siamo messi poi così male. Ma passiamo ora agli sconfitti, i Miami Heat. Veramente troppo brutti, troppo molli per essere loro. Vero, mancavano Jimmy Butler e Andre Iguodala, ma 21 palle perse ed in generale poca concentrazione e poca armonia sono aspetti che in questi Heat non si erano mai visti e mai dovranno vedersi in futuro. E per l'ennesima volta abbiamo visto a cosa serve Udonis Haslem, il coach in campo, il motivatore, il padre emotivo di questa squadra. Questa notte il rematch. Non scommettete contro questi Heat, mai. Ditemi come sempre cosa ne pensate delle cazzate che ho detto e se volete commentate e mettete un bel like. Iscrivetevi al canale e seguitemi sui vari social. A presto, il Franz.